è un progetto di legge, secondo noi, nebbia. La nebbia dove ci si perde, non si riconoscono più oggetti, cose e persone. Una nebbia di parole quasi identiche a quelle della legge regionale che si intende sostituire e abrogare, la 1 del 2000 appunto, con poche pericolose, secondo noi, differenze. Non basta dire infatti diversa, bisognerebbe dire peggiore. Il primo aspetto che sviluppa confusione, opacità e nebbia è rappresentato proprio dalla dichiarata e intenzionale differenza di questo progetto di legge da quella attualmente vigente. Come abitudine ormai per questa giunta viene riproposta una modalità di redazione dei testi normativi che risponde in primo luogo a esigenze di comunicazione, dare l'impressione cioè di riformare, innovare, costruire strategie nuove. Ma nuovo non significa migliore, cambiare non significa migliorare. Si presenta come riforma ciò che esisteva già, cambiando però qualcosa con piccole demolizioni chirurgiche per aprire la strada che corrisponda alle esigenze reali dell'attuale amministrazione, esigenze che si ripetono ad ogni proposta di legge che arriva dalla Giunta, e cioè ritagliare spazi sempre più ampi perché la Giunta decida da sola estromettendo l'Assemblea, assicurare spazi sempre più ampi d'azione al privato, sociale e al terzo settore che in Emilia-Romagna si traducono in primo luogo in cooperazione e cooperazione sociale, quella che da molti lavoratori oggi purtroppo, e sottolineo purtroppo, non è più vista come una ricchezza o un'opportunità, ma come un'ultima spiaggia, come un luogo di lavoro svilente e rispettoso dei diritti fondamentali del lavoratore, sanciti dagli articoli 36 e 45 della nostra Costituzione, che definiscono proprio le basi del lavoro e della cooperazione. Ridurre qualità e diffusione dei servizi pubblici senza capire o senza voler capire che la nostra società ha bisogno esattamente del contrario. È una visione chiara quella che hanno in mente la Giunta e la maggioranza, ma andiamo con ordine. Un calcolo grossolano, ma non troppo, dice che questo progetto di legge è costituito da 6.000 parole, ce ne sono circa 859 rispetto alla legge attuale, dalla quale però ne sono scomparse 1.200. La differenza quindi riguardano meno del 20% del vecchio testo, e questo basterebbe per dire che siamo davanti a tutto tranne che a una vera e propria riforma. Ma c'è un disegno, e il disegno è quello di proporre e realizzare il contrario di quanto si dichiara, forse nascondendolo dietro affermazioni di principio, a richiami alla qualità, ai diritti dei bambini, alle considerazioni sul lavoro profondamente cambiato e sulla persistenza della crisi. Alcune affermazioni introdotte dal testo del PDL contribuiscono a far scendere appunto la nebbia sul reale effetto che questa proposta della Giunta determinerà. Per trovare il senso di questo progetto di legge dobbiamo soffermarci su alcune differenze. Partiamo dalle cose che non ci saranno più. Non ci sarà più l'accreditamento in conformità a requisiti precisi e definiti, sostituiti da una procedura di autovalutazione. Non ci sarà un rapporto numerico operatori-bambini definito rispetto agli iscritti, ma da costruire sulla base di margini di flessibilità organizzativa. Certo, in Commissione è stato fatto un passo in avanti approvando un nostro emendamento, ma l'articolo 31 dedicato al rapporto numerico educatori-bambini continua a subordinare quest'ultimo a non meglio precisati margini di flessibilità organizzativa. Non sappiamo nulla dei criteri per individuare questi margini, sappiamo però che li definirà la Giunta in sovrana solitudine. Non ci sarà una garanzia contrattuale per chi lavora nei soggetti accreditati svolgendo attività e servizi identici a quelli della gestione diretta. Cambiamenti radicali delle condizioni occupazionali, dei contratti e delle forme di partecipazione al lavoro. Cambiamenti profondi e radicali cui si risponde semplicemente invocando gli ennesimi margini di flessibilità organizzativa che tradotti nella vita dei nidi d'infanzia significa il rischio di meno educatori per i nostri figli, meno sicurezza, meno progettualità, più tensioni, maggiori difficoltà operative. Il tutto ovviamente senza nessuna garanzia contrattuale né sul piano delle tutele né su quello retributivo per i lavoratori e nessun ampliamento del servizio o abbassamento delle rette in barba alla conciliazione dei tempi di vita delle nostre donne. I cambiamenti che chiediamo noi riguardano più servizi, servizi migliori e più accessibili, nella consapevolezza che l'Emilia-Romagna presenta un contesto socio-economico opposto a quello di molte altre realtà italiane, rispetto alla cui domanda e alla cui offerta di servizi educativi per la prima infanzia non ha senso fare confronti o paragoni. Il contesto con il quale ci si deve confrontare, al quale si dovrebbe tendere in questa regione per definire le proprie strategie nelle politiche sociali o in quelle educative, è quello di una regione con tassi di attività e di occupazione in linea con l'Europa del Nord. Società che richiedono servizi educativi diffusi ed accessibili e misure di conciliazione realmente fruibili per le famiglie e i genitori.
E la stessa legge 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola, richiamata in questo PDL con l'insistenza di un mantra ad affermare l'obiettivo dell'universalità di un servizio, quello dell'educazione per la prima infanzia, che invece rischia di arretrare. Ed è francamente risibile sostenere che le domande di accesso all'asilo sono in calo e conseguentemente non si avverte la necessità di pensare a un'estensione del servizio. Le domande di accesso all'asilo sono in calo perché i costi del servizio sono spesso proibitivi e perché la disoccupazione o la maloccupazione c'è e non cala, riducendo le disponibilità finanziarie delle famiglie e penalizzando in particolare il lavoro delle donne. Come si fa a pagare le rette degli asili quando si lavora con i voucher o quando si lavora con i contratti di lavoro pessimi sul piano retributivo e su quello delle tutele? Contratti, piange il cuore dirlo, frequentemente in uso proprio nelle cooperative, che rappresentano tanta parte della nostra imprenditoria. Questo progetto di legge non fa capire in nessun modo se e come si possa estendere, universalizzare e sostenere il diritto dei bambini a crescere in un contesto educativo strutturato ed il diritto o bisogno delle famiglie di disporre di seri, qualificati ed accessibili, sul piano dei costi e della disponibilità, servizi educativi per la prima infanzia. Questo PDL non fa capire come intenda assicurare la permanenza o lo sviluppo della qualità nei servizi stessi, né come intenda sostenere e tutelare il lavoro degli operatori qualificati che operano in questo campo. Il personale che opera nei servizi educativi, la sua professionalità, la serenità e l'impegno costituiscono la componente più importante dei servizi stessi. Senza di loro un asilo probabilmente non sarebbe tale. Ma a forza di flessibilità e di procedure di autovalutazione per l'accreditamento il personale diviene non tanto la prima componente dei servizi educativi, ma il principale agente del risparmio e del contenimento dei costi, che ricade quindi sugli operatori e sugli utenti. Il richiamo all'adozione dei contratti di lavoro nazionali di settore risulta inappropriato e rischia di essere uno specchietto per le allodole in un settore in cui gli spazi del pubblico, sempre più ridotti, sono sostituiti dalla presenza di un privato quasi sempre di natura associativa o ricondotta alla cooperazione sociale. Un mondo in cui i contratti di lavoro e le retribuzioni sono al limite della soglia di povertà e al di fuori della contrattazione nazionale. Continui ripetuti richiami a un provvedimento, la direttiva, scioglierà tutti i nodi e definirà ogni dettaglio. Ecco, in questo caso dietro la nebbia è nascosta l'impossibilità per l'Assemblea e per i consiglieri di decidere qualcosa, perché se nella legge numero 1 del 2000 la direttiva era approvata dall'Assemblea legislativa, domani sarà la Giunta a decidere tutto. Indirizzi, programmi, criteri relativi alle strutture, all'attività dei coordinatori pedagogici, al tipo di laurea necessaria per gli educatori e al rapporto numerico educatori-bambini. Per almeno 14 volte il PDL richiama il ruolo della direttiva, che fino ad oggi doveva essere approvata dall'Assemblea e che domani, ripeto, sarà interamente decisa dalla sola Giunta. Evidentemente la salute, l'educazione e la sicurezza dei bambini non meritano trasparenza e partecipazione. Ma in questa nebbia c'è un faro, c'è un punto luminoso, inserito forse non per rischiarare, ma per distrarre l'attenzione. E parlo dell'obbligatorietà vaccinale. Il mancato richiamo nell'articolo 1 della legge ai principi costituzionali, in particolare all'articolo 3 della Costituzione ai diritti del fanciullo riconosciuti, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dall'ordinamento comunitario e dalla Convenzione internazionale, è un chiaro segno che questa legge vuole omettere, vuole in modo velato discriminare il minore in tenera età in base ai convincimenti dei genitori, in base agli atti e alle scelte del genitore. Se un genitore rispetta o meno le norme del nostro ordinamento dovrebbe essere ininfluente sulla possibilità del minore di accedere a servizi pubblici. La Costituzione, l'ordinamento comunitario e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia garantiscono i diritti all'educazione e all'istruzione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate su condizioni generate dal convincimento del genitore. La Convenzione ONU sul diritti del fanciullo, all'articolo 3 stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente. In questa legge mi sembra che si colpisca il minore per scelte altrui. È innanzitutto necessario sottolineare che la scuola dell'infanzia, pur non obbligatoria, rientra nel complessivo sistema educativo di istruzione. Dunque, i sopracitati principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti i minori il diritto all'istruzione si applicano pienamente anche alla scuola dell'infanzia. Questa legge vieta l'accesso ai servizi educativi anche ai minori di tenera età provenienti dall'estero, ovvero l'obbligo vaccinale non è previsto o non è assolto per varie ragioni. Alla luce di queste considerazioni emerge, credo, opportuno togliere questo
obbrobrio giuridico dalla proposta di legge, ossia il divieto per i non vaccinati di accedere ai nostri servizi per l'infanzia, e applicare la normativa nazionale in essere, la quale stabilisce che i dirigenti scolastici sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie e, nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva, comunicare il fatto entro 5 giorni per gli opportuni e tempestivi interventi alle aziende ASL di appartenenza e al Ministero della Sanità. Quindi, se qualche asilo non dovesse accettare bambini non vaccinati sulla base di questa vostra proposta legislativa, qualora venga approvata, esponete anche il dirigente scolastico ad essere passibile di denuncia alle autorità giudiziarie da parte dei genitori. Oggi, nel 2016, a livello nazionale, alla legislazione in essere per la frequenza scolastica e servizi educativi all'infanzia, non c'è alcun problema per chi si oppone alla vaccinazione. Una norma regionale che va in senso inverso non può essere presa in considerazione vista la preeminenza della norma nazionale. Invece questo progetto di legge preferisce ricorrere a obblighi e divieti. Strada non solo inefficace, ma sintomo anche di una frequente prepotenza politica e governativa regionale e nazionale. Il progetto di legge esplicita nell'articolo 1 l'esigenza di assicurare l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori. Uno fa altri, ci sembra meritevole di essere segnalato alla maggioranza e alla Giunta. Il tema dei titoli necessari allo svolgimento di specifiche funzioni. Infatti il progetto di legge esplicita l'obbligo del possesso della laurea per l'esercizio dell'attività di educatore. L'esplicitazione del requisito della laurea per il personale educativo è una semplice attuazione di una disposizione nazionale, ma non trova conferma in un'attenzione alla valorizzazione professionale e retributiva del personale impegnato. Ricordiamo infatti che in larga parte degli educatori e in genere del personale dei soggetti privati che operano in convenzione con i comuni lavora in un quadro di condizioni retributive e contrattuali senza dubbio peggiori di quelle degli operatori pubblici impegnati nelle stesse attività. Insomma, nei servizi educativi abbiamo personale spesso giovane, laureato ma mal occupato. Per fare un paragone, insomma, per questo PDL i soldati semplici, per così dire, devono essere giustamente preparati, ma possono essere anche mal tutelati. Ma invece, in questa regione, gli ufficiali, per continuare con il paragone, cioè ad esempio i dirigenti prossimi alla Giunta, possono essere anche non titolati, conseguendo però retribuzioni e tutele lavorative nettamente superiori, come deciso recentemente da questa maggioranza. Nella nebbia scompare anche il contributo autonomo e positivo delle famiglie, accuratamente ricercato, promosso e sostenuto nel resto d'Europa, ma respinto e inibito in questo PDL. Mentre in altre regioni vicine si consolida e perfeziona il modello delle tag e smutter, questo PDL elimina i richiami timidi della norma precedente, i servizi domiciliari si annullano e si costruisce un modello di organizzazione del servizio funzionale non a bambini, famiglie e genitori, ma al sistema del privato sociale organizzato. Anche in questo caso il PDL sembra avulso, distratto, disinteressato al contesto socio-economico regionale, un contesto dove si registra una percentuale molto alta di madri ultra quarantenni e sia i genitori stranieri sia i genitori di età superiore ai 40 anni possono realisticamente presentare l'esigenza di fruire dei servizi educativi per la prima infanzia in considerazione sia dei probabili o auspicabili impegni lavorativi sia della realistica indisponibilità dei nonni. Un aspetto di chiarezza però il progetto di legge ce l'ha. Nella relazione si afferma che, dove è stato possibile, si è fatto riferimento alla legge 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola. Non all'insieme delle norme vigenti in materia di educazione, istruzione, servizi per l'infanzia, occupazione e conciliazione, ma solo alla buona scuola, come se il vero interlocutore non fossero bambini, famiglie e lavoratori, ma il confronto interno al partito. L'obiettivo dichiarato con chiarezza nella relazione è quello di assicurare la massima coerenza con la legge 107/2015. Si afferma infatti di aver voluto far riferimento a quella legge in tutti i casi in cui è stato possibile. Il testo del PDL non assolve l'esigenza di adeguare la regolazione e la programmazione del sistema a nuovi bisogni, ma agisce invece su una consistente deregolazione del processo di accreditamento, ricondotto ad una nebulosa procedura di autovalutazione sulla quale la Giunta deciderà in futuro con proprie direttive. Scompare la possibilità di definire gli standard organizzativi per i servizi accreditati. In compenso si invoca la flessibilità organizzativa non per ampliare l'offerta dei servizi ma per gestire le esigenze di bilancio dei gestori.
Rilevante a questo riguardo il richiamo all'articolo 1,181 lettera E della legge 107/2015. Questo comma è stato oggetto di modifica a giugno e questo PDL regionale invece è di poco successivo. La modifica sembra marginale ma è rilevante. Non si parla più di livelli essenziali delle prestazioni dei servizi, ma di fabbisogni standard. Il fabbisogno standard è la spesa necessaria per assicurare i servizi e può cambiare in ragione delle caratteristiche del territorio. La modifica nazionale pare finalizzata a ridurre i trasferimenti ai comuni o a limitarne gli importi. E questa scelta contribuisce a spiegare il perché della deregolazione dell'accreditamento e l'evidente apertura a servizi gestiti da privati di varia natura. Ma è proprio il concetto di fabbisogno standard che potrebbe aprire le porte a soluzioni diverse. Se infatti si riconosce il servizio educativo per l'infanzia come diritto dei bambini e dei genitori, allora si può sostenere che in una realtà che persegua la piena occupazione, la valorizzazione delle competenze del personale, la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, il benessere educativo dei bambini, l'offerta dei servizi necessari può essere elevata e conseguentemente elevati i fabbisogni standard. Invece questo progetto di legge pare individuare un percorso diverso. Renzi ha ragione, in ogni caso va citato. Ai comuni, se possiamo, diamo di meno, poi se la vedranno loro, magari esternalizzando servizi che prima erano a gestione diretta, come sta avvenendo recentemente nel Riminese. Il servizio educativo verrà svolto da personale laureato, ma non ci si preoccupa del trattamento e del modello organizzativo. L'accreditamento procederà per autovalutazione sulla base di direttive che deciderà da sola la Giunta. Usiamo metodi coercitivi verso genitori e minori in barba alle indicazioni europee e ai diritti fondamentali.